accomodatevi qua. Temo un pochino Sandra, perché la trovo preparata in queste cose. Ta-da! Io invece mi sento molto impreparata. Formaggio di pecora. Scorri. Di oggi, dovete dirmi esattamente quanti giorni ha di stagionatura. Spero di non essere io l'eliminato. Mi raccomando, perché quello che più si allontana alla soluzione se ne andrà a casa stasera. Non era troppo fresco, ma non era neanche troppo stagionato. Posso darla? Certo. 4 mesi. 4 mesi, quindi secondo lei 120 giorni, sì. Sandra? La prima risposta di Sandra, 4 mesi, mi ha messo un po' in allerta. Ho visto il colore e più che altro mi sono affidato a quello. Per me 6 mesi. 6 mesi. Puramente una risposta buttata a caso, perché non ne avevo effettivamente proprio la menche minima idea. Invece Germana cosa ci dice? Io faccio una via di mezzo, faccio 5 mesi. D'accordo ragazzi, tornate ai vostri posti, grazie. Grazie. Secondo me, arrivati a questo punto della gara, la persona che non si merita di continuare è Sandra. Allora ragazzi, questo formaggio qua è un neonato, non vedete che piccolino? Alessandro, è piccolo, è appena fatto. Mi dispiace Alessandro. Grazie chef. Tieni. Tutti hanno sparato a caso, soprattutto Ale, perché 6 mesi è un formaggio del genere. Piacere. Saluta qui Follever, saluta chi vuoi. Ragazzi, in bocca al lupo e mi raccomando, dagli tutta. Ciao ragazzi. Grazie, di nuovo, ciao. Chef. C'è la macchina che ti aspetta là. Grazie. Sì, mi spiace. E mi spiace tantissimo, davvero tanto, tanto, tanto. Ragazzi, Vincenzo, tu che sei un esperto. L'aveva già detto. Quanti giorni avrà questo formaggio? Come dicevo ad Andrea, dicevo a loro, non ha superato i 2 mesi. Bravo, ha 55 giorni. Sti cittadini, abituati a mangiare junk food, glielo do io un cheeseburger con gli ingredienti qua di montagna. Vediamo. Ci metteremo, sì, il pomodoro, come sono abituati, un po' di senape, perché no? Marmellata di cipolle. E qui abbiamo la ricetta speciale del bellunese, il pastin, ovvero la pasta fresca del salame appena fatta, che viene cotta come un hamburger, lasciata leggermente rosa dentro e poi coperta con un formaggio saporito. Sono molto curiosa di scoprire cosa ci preparerà lo chef questa sera, perché ho abbastanza fame dopo una giornata così intensa. Oh, eccolo! Eccoci qua, foglia di insalata, un po' di salvia selvatica. Eccoci. Ah, bene, speriamo che arrivino presto perché sta per piovere qua. Spero che lo chef questa sera abbia preparato qualcosa di carne. Ah, però. Che bella vista. Eccoci. Wow. Buonasera, chef. Buonasera. Eccoci qua. Che meraviglia. Ciao, ragazzi. Ciao, chef. Siete pronti? Sì, sì, certo. Tu non lo sì. Vuoi, vero? Sei vegetariano? Ah, pensavo fosse la mia porzione. No, no, no. Venite, ragazzi. Grazie, chef. Beh, questa volta non vi chiedo qual è l'ingrediente segreto del cheeseburger. Ce lo gustiamo. Sì.